Par condicio al via i corsi promossi da Ordine dei Giornalisti e Corecom. Palio dei Somari di Torrita di Siena, la 67esima edizione, si svolgerà dal 16 al 24 marzo. Il Presidente del Consiglio regionale Mazzeo, Arte, Cultura, Storia e Tradizione si tengono insieme. Mostra inaugurata la Poetica del Colore di Mira Madus. L'esposizione resterà aperta fino a sabato 16 marzo. La normativa sulla par condicio e le buone pratiche per i giornalisti. Questi i temi del corso Par condicio e comunicazione istituzionale, indicazioni professionali e buone pratiche, promosso da Ordine dei Giornalisti della Toscana, Fondazione ODG Toscana e Corecom Toscana, che si è svolto lo scorso 6 marzo. L'obiettivo del corso, in vista delle prossime elezioni europee e amministrative, è stato descrivere la normativa vigente in materia di par condicio, in particolare la legge numero 28/2000, alla luce delle più recenti decisioni di Agicom. È l'occasione per un confronto sulle buone pratiche e per fornire indicazioni professionali che aiutano i giornalisti a rispettare la legge. Sentiamo le parole del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Ma io sono felice che lo ospitiamo qui in Consiglio regionale per un motivo: c'è una norma, che è quella sulla par condicio, che ormai è una norma molto vecchia, in cui non si tiene conto dell'utilizzo dei social media, cioè la comunicazione classica, quella che voi fate ogni giorno, si ferma nel momento in cui inizia la fase di par condicio. Lo stesso non avviene per l'utilizzo dei mezzi moderni di comunicazione. Ecco, io credo che il Parlamento su questo debba agire. Vada modificata la norma, vada modificata in funzione del tempo che viviamo. C'è un'informazione che è importante, quella che fa il mondo giornalistico, che serve anche a superare, a lavorare contro le fake news. Se noi lasciamo che sia soltanto la rete, si rischia che in quel tempo sia un tempo in cui le fake news spopolano e si cambia anche l'orientamento elettorale di tante cittadine, e ce ne sono tanti che decidono negli ultimi giorni di campagna elettorale. E adesso sentiamo le parole di Antonietta Polcaro, avvocata, funzionaria Agicom e referente par condicio per il Corecom. Questo è un appuntamento davvero significativo e rilevante per questo territorio, e direi poi per i collegamenti che avete via streaming, cioè ci sarà un beneficio per l'intera Italia, in quanto effettivamente arrivare ai territori e fornire informazioni puntuali e contenuti esatti per prassi applicative buone, così come recita il titolo di questo iter di percorso che stiamo facendo, ci dà l'esatto così spessore dell'importanza che la par condicio e quindi la comunicazione all'interno della campagna elettorale che ci avviamo fra poco qui a celebrare, non solo come europee, che sono quelle più significative, ma anche per la regionale in Piemonte e per molte e numerose amministrazioni comunali, comprese mi pare anche questo vostro comune di Firenze, dove oggi appunto siamo ospitati, dall'idea di necessariamente di avere un quadro di riferimento puntuale, in modo tale che sia noi istituzione Agicom e per essere il Corecom regionale, ma soprattutto anche gli giornalisti e quindi gli operatori della comunicazione, nonché i destinatari anche di certe attività come quelle della comunicazione istituzionale, che sono i giornalisti all'interno delle pubbliche amministrazioni, possono avere un quadro di riferimento molto preciso. Soprattutto cercheremo appunto in questi 3 giorni di illustrare un percorso che possa farci arrivare insieme a sostenere il peso di queste campagne elettorali. E adesso il presidente del Corecom Toscana, Marco Meacci. Avevamo avuto varie sollecitazioni dagli operatori, ma anche dai soggetti istituzionali, a organizzare incontri formativi e informativi su un tema così importante, che quando si avvicinano le scadenze elettorali
diciamo, sale la temperatura e l'attenzione su questo tema, per cui ci è sembrato utile fare questa iniziativa insieme all'Ordine dei giornalisti della Toscana, che ringraziamo, e ACECOM, che è qui presente con noi questa mattina con la dottoressa Polcaro, proprio per dare informazioni, strumenti e linee guida per affrontare in modo sereno, come storicamente è avvenuto in Toscana e credo anche in gran parte delle regioni. Bisogna affrontarle in modo sereno, ma per affrontarle in modo sereno bisogna essere consapevoli fino in fondo delle regole, delle normative, e in questo modo affrontare la campagna elettorale, che è è il massimo momento di espressione della democrazia, in modo consapevole e appropriato. Infine le parole del presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini. Siamo molto contenti di iniziare questo percorso insieme al Corecom. Sono tre appuntamenti: il primo ovviamente è qui a Firenze, poi replicheremo a Siena e poi a Grosseto. Credo che sia arrivato il momento, visto che ci avviciniamo a una tornata elettorale particolarmente delicata, come del resto lo sono sempre state tutte, però diciamo che questa particolarmente, e abbiamo sentito la necessità di venire incontro ai colleghi facendo e organizzando appunto insieme al Corecom, che ringrazio, gli incontri per fare chiarezza sulle regole, perché sentiamo parlare di par condicio, altri termini che dovrebbero essere familiari, ma io dico sempre non c'è la necessità comunque di rinfrescare un po' le nozioni di base, anche se poi dopo ci addentriamo in norme e regole che magari nel corso del tempo dovrebbero essere rinfrescate loro stesse, considerato che dobbiamo fare conti anche con l'avvento dei social, che sono qualcosa di deflagrante per la nostra vita privata e la vita pubblica. Quindi questa è anche un'occasione non solo per fare, tra virgolette, addestramento, ma anche di confronto, perché in situazioni di questo genere, quando ci sono relatori di altissimo livello, è anche importante avere un confronto per chiarire alcuni aspetti che magari restano più oscuri. E questo è un corso che va nella traccia dei corsi che abbiamo sempre organizzato come Ordine dei giornalisti e come Fondazione dei giornalisti della Toscana, cioè corsi realmente utili, che siano davvero formativi e che possano offrire ai colleghi sempre più qualcosa di importante e possa aiutare nel loro percorso professionale. Presentata al Palazzo del Pegaso la 67esima edizione del Palio dei Somari, che si terrà a Torrita di Siena dal 16 al 24 marzo. Sono davvero felice di poter ospitare la 67esima edizione del Palio dei Somari, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Io sono davvero felice di poter ospitare la 67esima edizione del Palio dei Somari di Torrita di Siena. È un modo per raccontare il territorio. Torrita di Siena è uno dei borghi più belli della nostra regione. Arte, cultura, storia, tradizioni si tengono insieme. Grazie alla collega Elena Rosignoli per aver voluto questa presentazione. Grazie al sindaco di Torrita di Siena, Giacomo Grazzi, perché questo lavoro può essere portato avanti solo se chi amministra un territorio ne è fermamente convinto del valore sociale e della capacità di saper raccontare la propria comunità. Grazie a tutte le volontarie e i volontari, perché iniziative come queste possono continuare ad essere vive solamente grazie all'impegno di tante donne e di tanti uomini. È un modo per raccontare la storia di una comunità, è un modo per mantenere viva una tradizione che rappresenta molto bene questa comunità. E poi è un modo anche perché le contrade si mantengano vive. E guardate, quando c'è una competizione si riesce sempre a coagulare le energie migliori di un territorio. Ed è davvero bello poterlo presentare in Consiglio regionale. Ed è un modo per raccontare, questo lo voglio sottolineare, quante iniziative come queste ci siano nella nostra regione. È inserita all'interno del calendario delle manifestazioni storiche della regione toscana, che ha tante iniziative differenti come questa, che raccontano e spiegano al meglio cos'era la storia della nostra regione e qual è il valore di ogni singolo territorio.
Il Palio dei Somari rappresenta l'identità con la quale crescono i ragazzi di Torrita, da quel senso di aggregazione e di comunità che spesso caratterizza i piccoli centri della Toscana diffusa, ha detto Elena Rosignoli, consigliera regionale. È diventato ormai un appuntamento fisso la presentazione del Palio dei Somari di Torrita di Siena qui in Consiglio regionale. Ma perché per Torrita di Siena rappresenta una identità, possiamo dire, rappresenta l'identità con cui crescono i ragazzi, l'identità con cui questa festa è radicata nelle nostre tradizioni. Una festa che è dedicata a San Giuseppe, infatti si tiene nella settimana del 19 di marzo. E veramente dà quel senso di aggregazione e di comunità che spesso nei paesi più piccoli della nostra Toscana diffusa caratterizzano l'appartenenza con queste rievocazioni storiche, perché di una rievocazione storica si tratta. Inizierà la settimana dal 16 al 24 di marzo con una serie di appuntamenti, ma la cosa che vorrei sottolineare è che c'è un coinvolgimento dell'intera comunità, dai bambini più piccoli alle persone più grandi. Abbiamo un gruppo sbandieratori e tamburini che è riconosciuto a livello anche europeo, possiamo dire, perché sono state fatte molte uscite anche fuori dall'Italia e dopo il Covid, insomma, sono riprese anche le uscite non ancora all'estero, però in gran parte dell'Italia, anche in altre regioni. E non solo, la cosa bella è la scuola degli allievi, degli sbandieratori e tamburini, che vede circa 58-60 iscritti fra tutti i bambini e bambine del paese, che ambiscono poi a fare gli spettacoli per le proprie contrade o esibirsi nelle piazze per conto appunto del gruppo sbandieratori. Però ecco, un appuntamento fisso, un appuntamento bello che invito tutti a venire a vedere, oltre a visitare la nostra bella Torrita. E adesso le parole del sindaco di Torrita, Giacomo Grazzi, che parla della storia. Questa festa è nata nel 1966, sentiamo. Ma il valore è sicuramente quello di raggruppare più fasce d'età, dai più piccoli ai più anziani, che hanno poi creato questa festa nel lontano 1966, 67esima edizione. Siamo felici di, come amministrazione, dare il nostro contributo, che negli anni è sempre, devo dire, aumentato. Con la Sagra San Giuseppe, con gli 8 presidenti delle 8 contrade e con il presidente Iuri Cardini c'è, oltre che una conoscenza, un'amicizia. Sono stato anche un ex presidente di contrada, quindi so cosa vuol dire lavorare tutto l'anno per portare in fondo questa bella festa. È la prima festa della zona, la prima festa di primavera, ovviamente confidando in un meteo clemente, e speriamo che il 24 marzo tanta gente, come è successo in tutte queste edizioni, possa visitare il nostro bel borgo e Torrita si farà trovare presente, in ordine e abbellita come è sempre stata. Infine Laura Rosignoli, tesoriera dell'Associazione Sagra San Giuseppe, illustra il programma della settimana del Palio dei Somari. L'Associazione Sagra San Giuseppe con il nostro Palio dei Somari prenderà vita dal fine settimana del 16 e 17 di marzo, quando già nel pomeriggio verrà effettuata la cerimonia dell'estrazione delle contrade per gli abbinamenti della corsa poi del Palio, che si effettuerà la domenica 24. Successivamente sarà un fine settimana ricco di eventi e successivamente all'estrazione degli abbinamenti delle contrade verrà presentato il drappo che da quest'anno verrà messo a disposizione alla vista dei nostri visitatori e dei nostri contradaioli e di tutto il paese in un locale adibito nel centro storico di Torrita. Quindi per tutta la settimana avremo la possibilità di vedere il drappo che quest'anno è stato dipinto da un'artista, Cristiana Margutti che è torritese di adozione. Se lo giudicherà la contrada vincitrice durante il Palio dei Somari del 24. Successivamente apriranno le taverne dove ogni contrada ci allieterà con dei piatti tipici della Valdichiana e verranno anche effettuati degli spettacoli itineranti all'interno del centro storico di Torrita di Siena. Prosegue il tutto anche nella giornata di domenica, già dalla domenica mattina, con Somarando, dove i bambini avranno modo di conoscere il somaro, che è la figura principe della nostra manifestazione. Le taverne saranno aperte anche a pranzo e nel pomeriggio ci saranno vari spettacoli, tra cui anche l'esibizione dei giovani, dei ragazzi della scuola Tamburini e Sbandieratori.
la sera sempre le taverne con tutti gli spettacoli itineranti. Anche durante la settimana ci saranno comunque degli eventi importanti, tra cui il gioco il mercoledì del Chissà se in contrada si sa, dove tutte le contrade avranno dei bambini che partecipano a questi quiz per vincere il gioco, che comunque per noi e per loro è sempre stato caratteristico. Il venerdì tutte le contrade avranno la propria cena propiziatoria, quindi tutta la comunità sarà impegnata e si adopererà ognuno nella propria contrada per fare questa bella festa. Fino ad arrivare al sabato, il sabato sera, giornata per noi importantissima, perché ci sarà la gara tamburini e sbandieratori. Ogni contrada ha un proprio quartetto formato da due tamburini e due sbandieratori che faranno il proprio numero. Questo numero verrà giudicato da una giuria di esperti in materia e il giorno successivo verrà premiata la miglior coppia di tamburini e la miglior coppia di sbandieratori durante il Palio dei Somari. La domenica mattina, giorno finale, il giorno clou di tutta la manifestazione, si aprirà con il corteo storico, un bellissimo corteo in costumi medievali dove tutte le contrade partecipano con il proprio corteo per le vie del centro storico di Torrita di Siena. Nel pomeriggio si corre finalmente il palio, quindi ci sarà l'entrata del corteo storico al gioco del pallone e finalmente arriveranno anche i somari, i nostri amatissimi somari, che verranno estratti al momento, ogni somaro verrà attribuito ad una contrada. Ci sarà la corsa e a fine corsa finalmente ci sarà la contrada vincitrice. E questa è tutta la nostra bellissima manifestazione. In caso, speriamo di no, di pioggia, il palio verrà rimandato a lunedì 1 di aprile. Inaugurata negli spazi del Centro Expo di Palazzo del Pegaso, la mostra Miramadus, la poetica del colore, dedicata all'artista francese di origine serba Miramadus. La mostra, curata da Silvia Pampaloni, proseguirà fino al 16 marzo. Di una mostra stupenda che sa arrivare dritta al cuore ha parlato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Una mostra stupenda, una mostra che sa arrivare dritta al cuore. Poesia e arte si fondono, i segni primordiali, le lettere raccontano la possibilità attraverso idiomi differenti, dal cirillico alle nostre lettere, a quelle giapponesi. Ci dicono che si può costruire, usando le parole, usando l'arte, un mondo di pace. È qualcosa di stupendo. Grazie a Miramadus per averci voluto donare questa bellezza. Noi viviamo una terra, la Toscana, che è davvero terra di arte, di cultura. Basta alzare lo sguardo camminando per capire che patrimonio artistico e culturale abbiamo. Ma poi si entra qui, nella sala dedicata al presidente Carlo Azeglio Ciampi, un grande toscano, un grande livornese, e ci si ritrova in un mondo moderno, in un mondo in cui attraverso le singole lettere, le singole parole, si costruisce un messaggio di pace. Ed è davvero bello per noi poter ospitare questa mostra qui. È un onore ospitare la mostra di un artista di livello internazionale, ha detto il consigliere segretario dell'ufficio di presidenza, Francesco Gazzetti. Sì, è con grandissimo piacere e onore che ospitiamo questo allestimento. È un artista di livello internazionale, profondamente legata anche al territorio toscano, al territorio livornese. Mi piace evidenziare anche il grandissimo lavoro della curatrice Silvia Pampaloni, ma anche di Veronica Carpita, insomma tante persone che hanno lavorato per arrivare a questo risultato. L'allestimento, grazie alle vostre immagini, credo possa essere raccontato in maniera straordinaria. C'è il colore, c'è l'idea, c'è anche un grandissimo messaggio che insieme al presidente Mazzeo, all'ufficio di presidenza, a tutte e tutti i consiglieri e le consigliere del Consiglio regionale vogliamo mandare. In questi quadri di mira
c'è la possibilità di riconoscere sia le individualità ma anche un messaggio corale. Credo che in questo momento sia davvero una metafora straordinaria. Trovare più i punti di incontro che quelli di divisione, che ci dividono. È una mostra davvero da vedere, è una mostra che resterà anche nel patrimonio del nostro Consiglio regionale, perché ritengo davvero sia un allestimento di livello internazionale, il livello che si merita Mira e il livello che si meritano anche questi luoghi e soprattutto che si merita il Consiglio regionale della Toscana. E proprio Mira Madus ha sottolineato che il messaggio da mandare con queste opere è un messaggio di pace. Il messaggio è portare prima la pace e dopo vorrei che tutto il mondo vive nella dignità e dopo che tutto il mondo legge le poesie, che arte e che viene la luce divina su tutta la planeta. Questo è il mio desiderio, adesso non so se sono riuscita o no, quindi, perché io, nella mia pittura io cerco da cosa spirituale nelle arti e dopo sempre penso che cosa direbbe, non so, pittore di passato, per esempio, cosa direbbe Masaccio, cosa direbbe Piero della Francesca e così quando dipingo, perché questi sono precedenti che hanno portato la bellezza e bontà nel mondo. Ecco. Allora io sto andando quella strada, cioè cerco di andare, quindi non so se sono riuscita, questo sì, dopo più tardi vedremo se... La curatrice Silvia Pampaloni parla di opere in mostra che propongono una relazione che sta molto a cuore all'artista, la relazione tra arte, poesia e colore. Questa mostra è intitolata Mira Madus, la poetica del colore, e l'artista francese di origine serba torna per la seconda volta in Italia a distanza di 2 anni per presentare una serie di quadri legati alla relazione tra arte, poesia e pittura. Questa relazione sta particolarmente a cuore all'artista che, oltre a sovrapporre alfabeti, segni e parole, ha una grande passione per la poesia internazionale che legge rigorosamente in lingua originale. Ogni suo atelier ha accanto al cavalletto un libro di poesia aperto. Per questa mostra nella città del sommo poeta, Mira Madus ha realizzato un polittico dedicato a Dante Alighieri, specialmente al canto 11° del Purgatorio. E quindi un messaggio di speranza, un messaggio di grande umiltà che ci arriva da un artista che è cittadina del mondo e che espone le sue opere nei più grandi musei internazionali. Quindi invitiamo davvero tutti a venire a vedere questa mostra che è aperta fino al 16 marzo tutti i giorni dalle 15 alle 19 e dalle 10 alle 12 per poter godere di questa grande emozione di colori.